Bella a tutti ragazzi, finalmente sono tornato a fare video. Oggi vi volevo portare un gioco che si chiama Rise, Son of Rome. Allora, questo gioco non è nuovissimo, però diciamo è abbastanza nuovo. E volevo portarvi questo gioco perché io l'ho provato in 4K e devo dire che in 4K è veramente qualcosa di spettacolare. E niente, volevo giocarlo con voi, non ci ho mai giocato, cioè ci ho giocato solo una volta, però non. Cioè 10 minuti e quindi non so com'è, quindi volevo iniziarlo con voi. E quindi direi che ci vediamo all'ingresso del gioco. Eccoci qui all'interno del gioco. Allora, andiamo, iniziamo, diciamo io sono una pippa, quindi metto recluta e vediamo com'è sto gioco. Tonic questo. Ok. Meglio è qui che gli dei mi proteggano. È qui per uccidermi. È qui! Aiuto! Aiuto! Difendete il vostro imperatore! Io, Nerone! Augusto Germanico! Io vi ordino di proteggere la mia persona! Signore, dobbiamo arrivare ai cancelli. I nostri non reggeranno a lungo. Una pippa. Boom!
Pa-pa-pa-pa-ma! Vieni qui, affrontami! Boom! Boom! Sulle difese, soldato. Okay. Sì, signore. Chiacchieriamo. La parte della 18ª legione può ancora combattere. Avete 3 unità ausiliarie al vostro comando. Scorpioni, arcieri e catapulte. Fuoco! Via!
Raga, è il delirio. Signore, li abbiamo respinti. Solo un manipolo ristretto è riuscito a infiltrarsi. Signore, il palazzo è stato attaccato. Non mi preoccupano i barbari! Mi spaventa lui! Li portiamo al sicuro. Al sicuro? Niente al sicuro da questo le demone. Le vostre stanze sono un luogo sicuro? Le mie stanze? No, no, i sotterranei, di qua! Andiamo! Dai, Obesauro! Perché la porta è chiusa? È perché qualcuno l'avrà chiusa, porco Dio. C'è qualcuno lì dentro. Ah! Essere tu ad aprirla. Sono morto, raga. Ah, premi questo per potenziare le tue abilità. Potenzia abilità. Vai. Salute. Vai, ok. Furia. Coraggio, tacchio. Scontro. Questo qua dovrei riuscire a comprarlo. Ehi. No. Vabbè. Ma un po' ho migliorato. Riprova, riprova, raga, scusate. Perché la porta è chiusa? Non faccio più. C'è qualcuno lì dentro! Dovresti essere tu ad aprirla! Andiamo a capire. Morti ai romani! Ecco un generale! Fatevi attendere! Ah!
Ha trollato, no! Peggio! Non è vero, non è vero! State indietro, potrebbero essercene altri mondi. Oh, cazzo. Ora brucia, Romano! Vaffanculo! Qui! Presto! Forza! Oh. Avanti! Ecco! Hai capito, imperatore? In fretta! Ma chi è il brutto ciccione del panzone? Damocle è tornato dall'oltretomba, lo giuro! Damocle. Damocle è un mito. Solo gli uomini uccidono, mio signore. Gli dèi ci guidano. Non interferiscono con gli affari terreni. Oh! Quale sommo oracolo te l'ha confidato, generale? Mio padre. Qui saremo al sicuro. Almeno credo. Ebbene, io confido negli dèi per la nostra sicurezza. Qui saremo al sicuro, imperatore. Ne sono certo. Al sicuro? Sì, grazie agli dèi, ma tu... Quale famiglia? Qual è il tuo nome, soldato? Marius. Ma non ha alcuna importanza. La mia storia, invece, sì. Cazzarola, si fa interessante. Mio padre diceva, gli dèi ci guidano, ma scegliamo noi il nostro cammino. Voi siete un imperatore, io, un soldato. Il senso dell'onore spinse mio padre a servire il popolo. Cosa invece indicò a noi la direzione da seguire? Cosa ci ha reso gli uomini che siamo? La mia storia ebbe inizio 10 anni fa. Padre. Marius? È bello vedervi. Come vi sembro? Il perfetto soldato romano? Ti trovo bene, figliolo. Bentornato a casa. Bentornato. Dove sei stato assegnato? Alessandria. Ah, Alessandria, una provincia tranquilla.
Tua madre sarà felice. Non mi sono arruolato per crogiolarmi al sole. Come voi, voglio combattere. Verrà il tuo momento. Vedraglielo. Ricorda. I tuoi nemici non si trovano solo sul campo di battaglia. Padre. Marius. Io. Ah. Fatti guardare. Sei così bello. Madre, ti prego. Tua sorella ti aspetta. E presto la incontrerà, cara. Ma ora vorrei parlargli da solo. Molto bene. Andrò a cercare tua sorella. Qualcosa vi preoccupa? A suo tempo ne discuteremo. Per ora, vediamo cosa hai imparato. Preparati. Rompi la mia vita. Ancora. Ricorda, Mario, devi rompere la mia guardia per colpirmi. Ancora uno. Così. Ottimo lavoro, figlio. Ora rifallo, ma stavolta devi colpirmi 3 volte. Colpo parato. Riprova. 3 volte, altrimenti non vale. Rompi la mia guardia. Una volta ancora. 3 volte, ora. Devi rompere la mia guardia prima di potermi colpire. Ora, arrivo. Ottima padronanza. Prepara. Hai solo un breve lasso di tempo per colpire. Concentrati, Mario. Ci vuole tempismo. Ecco! No, non ci siamo per niente. Forza, rompi la mia guardia. Dai, come fai? Guardia. Mo te massacro il fotto. Ricomincia. Prepara. Sfruttalo, cazzo. Riprova. Non così. Colpisci al momento propizio. Ancora. Vaffanculo, va. Me ne vado. Non mi viene a pe coglioni. Io scappo. Dio! Sarà, non sono tuo figlio, mamma, di mettere corno. Vaffanculo.
come cazzo corre? Boom! Headshot! Boom! Boom! Girati verso sto stronzo del merda. Ecco, vai, uccidi, vai. Ah, non capisco qual è il tasto verde, perché non ce l'ho il joystick del cazzo di 360. Ah, il verde. Che cazzo tasto è il verde? Scusa. È alto. Questo è questo. Ma io lo paro e poi che cazzo devo fare? Fai una bomba, vaffanculo, ammazzalo, 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 cazzo di butta in fuori. Preparati. Niente. Perfetto. Oh, io ho fatto HV. Ora esegui più mosse insieme. Attacco combinato. Combatti, Marcus. Attendi l'attimo giusto e colpisci. Ancora. Concatena le tue mosse. La mossa giusta al momento giusto. Ancora. Andiamo. Così si fa. Eccellente! Ok. Un giorno triste, ma memorabile. Il figlio che piega il padre. Brutto stronzo. Sai brandire la spada. Ma non sguainarla troppo in fretta. Prova sempre a tendere la mano prima. Passeggiamo. Si dice che Roma sia in grande fermento. Sì. Viviamo in tempi difficili. Le elezioni potrebbero cambiare tutto. Te ne faccio dono, così come tuo nonno fece con me. Quando dovrai condurre degli uomini, ripensa a quello che sto per dire. Secondo la leggenda, Damocle fu un grande guerriero. Condottiero rispettato di una grande armata. Durante una battaglia, i suoi vili comandanti l'abbandonarono.
lo spirito di Damocle giunse negli inferi. E lì Nemesi, dea della vendetta, si mostrò adirata per la sorte toccata all'impavido eroe. Concesse a Damocle di tornare nel mondo dei vivi come spirito vendicativo, uno spettrale centurione armato che avrebbe braccato e uccidato ciascuno dei generali traditori. Grande Damocle. Oggi molti comandanti recano un pugnale con l'immagine di Damocle sulla guaina. Il pugnale rammenta loro di essere sempre rispettosi verso i propri coscritti per non incorrere a loro volta nell'ira vendicatrice del centurione nero. Settima! Barbari! Seguimi! Cazzo ti pareva? No, ma me lascio fino alla merda. Ho capito, pa, mi stanno a romper culo. Ah. Morirai, Silvano! Un po' a fianco! Tu zia a fianco! Morte per te! Non toccarmi, padre! Qualcuno c'è i superpoteri, ma io c'è la sorella, pensate a merda, pensate a merda! Sai che cazzo, che cazzo! Devi morire di qualcosa di brutto! Padre! Porca troia! Ascolta, vogliono ucciderci, Magnus! Dobbiamo arrivare al Senato per salvare la mia gente! Oh oh oh, un panzone cazzone! Solo tu! Con i piedi sulle tette! Avanti, Mario! Feccia romana! Impegnati!
fagli una mossa di quelle cazzute incazzate, facile. Ah, no, l'ho ucciso, ok. Ti sei salvato che sei morto, se no ti facevo una mossa cattiva. Del tuo fan. Corri. Ma il numero non me lo lascia. Caspiterina. I barbari. Non potevo andare. E tu come cazzo fai? Portaci tua. Ho capito, ma quanti siete, oh? Ma va, adesso sta fermo, mi raccomando, Capito che c'è di 200 anni, ma cazzo volete? Cioè, stanno ammazzando. Mica da ultimo, sono proprio così sfilato alla mano, grandissimo. Cazzo, sto qua potete l'occhio, sta rosa. Latius è il prossimo, Marius. Devo pensare alla mia gente, Marius. Recati da Platius, all'anfiteatro, conducilo al foro. Ho capito, ma proteggeremo non noi tuo padre, va! Ti voglio vedere, mo lo trovo morto, sicuro. Come cazzo sale qua? Contro questo. Ah, che sta il trucco. Nell'anfiteatro, forza!
c'è tipo un super attacco. Roma appartiene al popolo! Una città per il popolo! Un impero per il popolo! Cioè, se mi facevi uscire prima del fatto filmato, magari avevo salvato. Arcieri! Il pubblico si annoia! Stanno sti barberi. Oggi morirai. No, non ci posso credere! Non ci posso credere! Capita! Povero me. Roma appartiene al popolo, una città per il popolo. Siamo già qui. Ah!
panzone ciccione. Fuggi finché puoi. Segui. Arrivano, Marius. Ci danno la caccia. Passa, Marius! Devi tornare indietro e abbassare il ponte! Una parola. Non sali, tu cazzo tu torna indietro. Ah, qua. Che dillo prima. Allora, non capisco dove devo andare. Abbassa il ponte, Mario! Ok, fammi ci arrivare, fammi ci arrivare! Ah,
di divino, ragazzino. Tuo padre. Questo morirà, lo sai? Tuo padre morirà. No! Ma tu sia, morirà. Ho capito, mortacci vostri, mortacci. Ma dai, vaffanculo. Ragazzi, vi lascio qui e poi proseguiremo da qui. Vi prometto che non vado avanti perché tanto non c'ho mai tempo per giocare. Pure perché penso di aver fatto abbastanza minutaggio sto video. E se vediamo alla prossima. Vi lascerò in descrizione il link di G2A, dove potete trovare i giochi per il PC, pure per PlayStation, abbonamenti, case, antivirus, un sacco di roba. E se lo fate, ci guadagnate voi e ci guadagno io, perché tipo non l'ho capito bene, però se voi comprate e se poi i vostri amici comprano da voi, voi ci guadagnate e io ci guadagno a mia volta. Non ho capito bene come, però pare figo. Sai, quelle cose tipo Herbalife. Non lo so. Comunque, visto che io i giochetti me li compro, là me compro i giochetti, seppure voi ve li comprate, se li prendete dal mio link, è una buona cosa. Vabbè, raga, vi saluto. Questo era Rise Son of Rome. E niente, se beccamo alla prossima, e devo ritornare con un sacco di serie. Sul canale trovate gli altri video che ho fatto, pure se so pochi. E niente, vi voglio bene a tutti e se beccamo, dai.